Siamo a bordo dell'Elan 210, la nuova imbarcazione dei cruiser del cantiere Slovenoela. Una barca che comunque lascia ben sperare perché è piccola, è facile da condurre, è facile da gestire e soprattutto costa poco. Con meno di 30.000 euro si ha la barca attrezzata, perfetta, pronta a navigare. Una barca che è facile da gestire anche in due persone. Ieri noi siamo usciti in mare nella nostra prova con circa 20 nodi, eravamo soltanto in due, ci siamo divertiti, la barca è stata molto sicura e non dava strozzate o comunque essere molto nervosa. Anzi, siamo negli interni, la prima soluzione che ci è piaciuta e che ci diverte molto è questa sistemazione del sacche barra armadio. Sono delle borse studiate insieme alla North Sail, che si portano via quando si esce, si lascia la barca in banchina sul carrello e a casa voi preparate la vostra valigia, sono abbastanza capienti, una volta arrivate a bordo le agganciate e con questo sistema diventano già degli armadi, quindi non avete bisogno di dover stivare valigie o quant'altro. La barca è completa per navigare anche in crociera, un piccolo frigo si trova al di sotto della scaletta che è un po' verticale ma comunque bisogna sfruttare tutti gli spazi. Qua abbiamo la zona diciamo di carteggio, ovviamente carteggio un po' esagerato, comunque c'è il quadro elettrico, la radio, dei ripiani per posizionare le carte, per le carte comunque VHF, dei GPS portatili, è piena di stipettini, qua sotto abbiamo la batteria. Sono i due schienali che possono essere rimossi facilmente durante la sosta in rado o anche durante la navigazione e come abbiamo visto prima si possono mettere in pozzetto per avere uno schienale per navigare più comodi. A prua abbiamo una zona per poter stivare qualsiasi sacchi delle vele o comunque effetti personali e sotto la cuscineria altro gavone ben concepito, come vedete il cuscino segue comunque l'andatura del pannello, quindi non bisogna levarlo, è fatto sagomato apposta per potersi piegare. Un'imbarcazione che può essere utilizzata comodamente anche in crociera. Rob Humphries ha fatto un ottimo progetto di questa imbarcazione sfruttando tutti gli spazi, soprattutto anche quelli interni. A parte la cucina, che ovviamente è limitata, però l'avete a bordo e questo è già un ottimo. Queste sono tutte le pompe, un ottimo surplus su barche di queste dimensioni, ricordiamo che siamo su 21 piedi, quindi una barca molto molto piccola. Diciamo appunto sulla crociera, poi voi potete avere anche un po' di privacy, dividendo la cabina diciamo di due, dalle due cuccette se avete due ospiti o anche dei bambini a poppa. Come farlo? Questo è l'alloggiamento della chiglia, qui ovviamente le trattine per poterla posizionare sul carrello, qua si vede, questa è una barca, una delle prime barche uscite dal cantiere, a questo punto si può fissare il tavolo e queste dovette qua con un sistema, sono due tipi di sistema, o a verricello oppure con sedi per anche qua. Portare sulla chiglia in pochi minuti.